Donare è un gesto per gli altri, ma anche per noi stessi. È questo l'appello che ci arriva dal centro trasfusionale dell'ospedale San Donato di Arezzo, dove gli infermieri, ma anche le associazioni di volontariato come Frates e Avis, lanciano il loro appello a donare il sangue e il plasma. Le donazioni, soprattutto di plasma, da parte di coloro che hanno contratto il Covid e sono guariti, sono ancora poche. Il fabbisogno di sangue e plasma, invece, è sempre estremamente necessario. Ecco il perché di questa campagna di donazione voluta soprattutto dagli infermieri. Vogliamo essere i primi a dare questo esempio, quindi in persona siamo venuti qui a dare un supporto al centro trasfusionale Aretino. Sono tantissimi i colleghi che hanno purtroppo contratto il Covid e va il nostro pensiero primario, tantissimi hanno deciso di donare e questo è un bel messaggio e spero che possa essere, diciamo così, per tutti una strada per aiutare il prossimo. Stefania è una donatrice, ha avuto il Covid, lei e anche la sua mamma. Naturalmente non è facile, perché quando vedi magari un tuo parente che ami tanto, come mia madre, ti prende un po' di paura. Però bisogna starci, nel senso farsi forza a vicenda e superare la cosa, perché poi alla fine andrà tutto bene. E oggi fai un gesto per gli altri? Sì. Io lo faccio per aiutare il prossimo, perché comunque è un piccolo gesto che può aiutare tante persone. Posso aiutare magari una persona che sta morendo, che sta male o altro. E è bello, perché è una bella sensazione poter aiutare il prossimo, diciamo. C'è un'emergenza in questo momento rispetto ovviamente al fabbisogno? C'è una necessità. Quindi l'emergenza viene gestita, ma la necessità di sangue, come ben sappiamo, e di plasma c'è sempre, è costante, quindi non ce ne dobbiamo dimenticare. Possono donare tutti, a seguito di una visita medica, di una serie di esami già molto ben consolidati, quindi c'è una selezione preliminare, dei prerequisiti, altrimenti tutti possiamo donare, siamo nelle condizioni di poter donare una parte di noi a chi ne ha bisogno. Mentre il sangue ha una durata di 90 giorni massimo per poter essere adoperato, il plasma ha una durata, congelandolo, anche di 2 anni, e quindi ci sono, è importante donare il plasma, perché avendo un quantitativo molto più alto, perché il fabbisogno lo possiamo sfruttare di più nell'anno, avendo il tempo per poterlo lavorare. Noi vogliamo che i giovani vengano a donare, come abbiamo creato noi un gruppo giovani, perché è l'eredità del domani. Poi alla fine gli emocomponenti, il plasma, puoi donarlo ogni mese e non ti senti neanche spossato, perché il sangue viene ridratato e rimesso in circolo. Quindi io punto sempre a cercare di far donare tutte le persone che conosco, perché se siamo tanti è meglio, secondo me. La nostra campagna è basata sia sul sangue intero che col plasma, perché anche il plasma è un componente del sangue molto importante, perché serve alla produzione di tanti medicinali, a momenti particolari come terapia anche del malato.